Benvenuto all'Element University. Proprio come in ogni altra università, questo posto è pieno di amore e amicizia. La differenza è che qui, insieme a tutto questo, c'è anche un sacco di potente magia. Qui è dove gli elementi vengono per imparare e anche se sono tutti diversi, vanno comunque d'accordo. Quindi, ti presento Ruby, esce con Nick. In passato, i loro elementi erano in guerra e il conflitto stava per distruggere tutto. Tutto per un grande malinteso. Ruby non sapeva che Nick avesse una passione. Voleva diventare uno stilista. Oh no, sta bruciando! Ogni volta che Ruby piange, la sua compagna di stanza Jenny può fiorire, così per evitare di trasformare la stanza in una giungla. Ruby cerca di non piangere così tanto. Questa ragazza assonnata rappresenta la terra. Proprio come ogni pianta, Jenny ama dormire e stare al sole. Ma non ha visto il sole tanto spesso da quando Dylan ha iniziato a venire. Perché visto che controlla il vento e le nuvole, fa in modo che le sue nuvole impediscano al sole di arrivare a Jenny. Nick vorrebbe spiegare tutto a Ruby e darle un regalo per fare pace con lei. Ma i soldi che ha guadagnato sono andati in fumo. Per fortuna Nick è un ragazzo creativo e i suoi poteri legati al fuoco lo rendono impulsivo. Vuole ingannare Jenny con dei soldi. Distrarla è facile, anche se la Terra non è esattamente spaziale. Questi elementi hanno sempre un sacco di soldi perché per loro crescono davvero sugli alberi. Ed ecco il regalo. Nick ha fatto del suo meglio, ma non ne sa molto di giardinaggio. Per fortuna Ruby pensa che Nick abbia salvato una pianta per lei. Alcune persone ottengono tutto e altre non ottengono nulla. Nick pensa che questo sia molto ingiusto ed è per questo motivo che intraprende un'azione diretta contro il suo ricco amico. I duelli sono contro le regole, quindi devono risolvere la questione giocando ai videogiochi. I combattimenti nei videogiochi sono sempre migliori perché non portano a danni reali. E dipende solo tutto dalle tue dita. Jenny è molto sensibile alle stagioni e visto che ha ricevuto tantissimi like, è arrivato il momento di passare dall'inverno all'estate. Liberiamoci di queste vecchie foglie e rendiamo Jenny meravigliosa. Ma non dimentichiamo le erbacce. Dylan ha chiesto a Jenny di uscire e lei ha detto di sì. Ora dovrà lavorare sodo per impressionarla con le sue capacità. Vincere a freccette è facile quando controlli l'aria. Di solito Dylan viene bandito dai carnevali locali perché vince a tutti i giochi e rovina tutto a tutti. Ma almeno fa colpo sulle ragazze. Sai cosa acqua e terra non dovrebbero mai fare? Guardare film tristi. Stai per scoprire perché. La tristezza dell'acqua potrebbe traboccare, quindi la terra dovrebbe stare lontana o le cose diventeranno estremamente fangose molto velocemente. Gli elementi vogliono fare un gioco con te. Riesci ad indovinare di chi sono questi anelli? Dylan mischierà i bicchieri. E ora... tocca a te, commenta le tue risposte qui sotto. Se Dylan si presenta alla festa, le cose sono destinate a farsi tempestose. Dylan è il re delle feste. Sai come lo chiamano? Uragano Dylan. Nick non è molto adatto alle feste, anche se ha un carattere focoso, è piuttosto timido. Ma Ruby vuole cambiare questo. Il loro duetto ha davvero illuminato la festa e i loro cuori si sono inondati di emozioni.
Pensi che sia facile prendersi gioco della terra? No! All'inizio sembra un bersaglio facile. Ma qualsiasi scherzo che ha a che fare con l'acqua, in realtà le darà solo energia e ti ringrazierà persino per averla mantenuta idratata. Dylan e Nick litigano spesso, ma in realtà sono migliori amici che si aiutano sempre a vicenda, anche se sono un po' strani. Soprattutto Nick e le sue tendenze piromani. Dylan ha aiutato Nick a fare un'ottima impressione su Ruby, l'ha fatta sciogliere e alla fine si è sciolto anche lui. Se Nick non avesse avuto dei riflessi così rapidi, l'appuntamento sarebbe stato condannato. Ma lui ha qualche asso nella manica. Ed è un ottimo cuoco. Sarà anche un po' distratto, ma ha molto talento. E quando Ruby si presenta è completamente diverso. Vivere con Jenny può essere difficile perché l'elemento terra non è sempre pulito. Lascia sporcizia ovunque. E anche se cerca di fare del suo meglio, è inutile. Lo sporco è parte di lei. Meno male che pulire è facile per Ruby e l'acqua può lavare via lo sporco. Sono praticamente una squadra perfetta. Le scarpe normali non possono contenere i poteri di un elemento. Ruby ha qualcosa di speciale con cui sorprendere Jenny. Ha ordinato scarpe speciali per sbloccare il pieno potenziale di Jenny. Anche i loro fidanzati dovrebbero avere scarpe come queste. Ci starebbero benissimo, non credi? Ruby è molto emotiva e quando i suoi capelli le causano una brutta giornata, i suoi vicini farebbero meglio a tirare fuori l'ombrello. Cosa farebbe senza Jules? Jules la salva sempre! E i loro elementi si completano a vicenda. Finalmente le nostre coppie andranno ad un doppio appuntamento! È una grande idea! Sono entrambi molto nervosi e avranno bisogno dell'aiuto dei loro amici. Niente può rovinare questa serata. Sarà una serata molto speciale. I ragazzi stanno per fare la proposta. Anche se le cose sono diventate un po' imbarazzanti, per fortuna i loro vicini hanno salvato la situazione, ma questa è un'altra storia. I simboli sulla lavagna hanno iniziato a brillare e le ragazze si sono incuriosite, così hanno finito per ottenere poteri magici. Jules, Amber, Caroline e Ivy ricorderanno questa notte per sempre, perché questo è il momento in cui i quattro elementi si sono risvegliati dentro di loro. All'inizio sembrava un sogno normale, ma poi sono apparsi dei segni magici, così Caroline è diventata la terra, Amber è diventata l'acqua, Ivy il fuoco e Jules l'aria. Gli elementi si sono risvegliati, ma le ragazze no. Vorresti continuare a sonnecchiare, giusto? La mattina dopo stavano tutti discutendo dei loro nuovi poteri, quando un misterioso straniero è entrato nella stanza. Aveva perso qualcosa di importante, i quattro elementi che erano sotto il suo controllo, ma i nuovi proprietari hanno deciso di non dire niente di quello che era successo e lui se n'è andato misteriosamente come era arrivato. E a quanto pare sta ancora cercando i suoi elementi. Non importa se sei un maestro di un elemento, devi comunque fare i test.
l'insegnante severo si assicura che nessuno imbrogli. E se nota qualche movimento, puoi dimenticarti di prendere un bel voto. Ah ah! Stavi per scrivere delle cose, immagino, visto che il foglio è vuoto. Ma lo è davvero, Ivy? Sta tramando qualcosa. Usa i suoi poteri del fuoco per rendere visibile l'inchiostro invisibile. È così subdola, Ivy. Ora otterrai di sicuro un buon voto. State parlando di nuovo in classe? Allora avanti, venite alla lavagna. Il signor Zack ha scelto Caroline questa volta. Non dimenticare il tuo fiore. Vediamo come risolvi questo problema. Sarà difficile senza gesso, ma Caroline sa come risolvere il problema. La sua amica le ha dato un po' di terra e Caroline l'ha trasformata in gesso. Wow, che magia! Anche lo scontroso signor Zack è colpito. Ottimo lavoro, Caroline. Ti meriti una A. Jack è pazzo di Ivy e decide di parlarle. Questo è imbarazzante, oppure è molto sexy. Jack, la tua fidanzata ti ha bruciato! Jules, dammi una mano! Ed ecco che la brezza fresca calma l'ustione. Jack, ti innamori così facilmente. Ora Ivy è sconvolta, sembra un vulcano che sta per eruttare. A Caroline piace andare a passeggiare e guardare la natura. Ma le sue passeggiate sono ancora più magiche ora, perché i fiori la seguono. Le possibilità sono infinite. Caroline sta iniziando un'attività. Nessuno può resistere ai suoi fiori magici. È fantasiosa, devo dire. Caroline ha trovato un modo per fare soldi con i suoi poteri e rendere questo mondo grigio molto più verde. Chi non ama le lezioni d'arte? Beh, Ivy non è così brava. E l'insegnante non è molto impressionata dal suo lavoro. Forse dovrebbe impegnarsi di più. Oh, il vulcano sta eruttando di nuovo! Non c'è da stupirsi che Ivy abbia ottenuto l'elemento fuoco e esplode così facilmente, ma un attimo, dobbiamo dare un'occhiata più da vicino a questo capolavoro. Wow, è incredibile! Ivy, la tua rabbia ha creato un'opera d'arte molto espressiva. Questo è davvero stupefacente. Sei una grande artista, dopo tutto. Anche Jules ha trovato un modo per trarre profitto dalle sue capacità. Con i suoi poteri gonfiare i palloncini è davvero facile. E non richiede affatto tempo. Inoltre, ci sono sempre persone che vogliono comprare i palloncini. Fare soldi è facile come respirare per Jules. Amber non sembra sicura di sé. C'è un oceano di emozioni dentro di lei. E non ha finito i suoi compiti. Oh oh, l'oceano si sta liberando. Ci sarà una grande inondazione. Caroline, non ti lascerai mica andare, vero? Ivy non si arrenderà. Conquisterà il cuore di Jack. Ma Jules non ne è così felice. Ivy decide di mandare un messaggio a Jack attraverso l'aria. È imprudente! Intercettato! Dopo un po' di lotta, non rimane altro che cenere. Il signor Zack non riesce ancora ad abituarsi a tutta questa magia. Oggi studiamo l'aerodinamica. Jules sarà probabilmente la migliore in questo, perché l'argomento è legato al suo elemento. Ma sta sognando ad occhi aperti, beh, hai una risposta? La poverina chiaramente non conosce questa teoria. Jules, forse puoi mostrarcelo nella pratica? Vediamo cosa sai fare. Un mulino a vento, grande idea! Questo è un perfetto esempio di ciò di cui abbiamo parlato. Anche l'insegnante ha imparato qualcosa. Amber ha deciso di offrire ai suoi compagni di classe un po' di limonata e molte persone ne vogliono un po'. La richiesta è enorme e quasi tutta la limonata è finita in pochi secondi.
Ma questo dovrebbe essere un problema per l'elemento acqua. Riempie facilmente la brocca, il che significa che può continuare a vendere. Amber, non hai aggiunto solo acqua, vero? Il cliente non è affatto contento. Non sa per niente di limonata. La tua attività dovrà chiudere, a meno che i tuoi amici non ti aiutino. Nessuno può resistere a un drink come questo. È incredibile! L'unione fa la forza e fa anche i soldi. Ottimo lavoro di squadra! Vediamo quanto le ragazze conoscono l'atmosfera. Amber, vieni alla lavagna. Conoscerai sicuramente il ciclo dell'acqua. Jules, ti ha ispirata? Bella dimostrazione, Amber. L'insegnante non dimenticherà mai questa presentazione. Mini pioggia proprio nel mezzo della classe. Riuscite ad immaginarlo? Di sicuro Maritiuna. Perché mai ci fu una storia più dolorosa di quella di Giulietta e del suo Romeo? Almeno Amber la pensa così. E quando l'elemento acqua piange, inizia a piovere. Amber, calmati! È una storia inventata! Stai per inondare l'intera città! Caroline sta sentendo delle voci. Sono immaginari oppure sono reali? Oh! È il suo amico nel vaso di fiori! Le sue storie sono molto più interessanti di qualsiasi altra cosa stia accadendo. Immaginava che le piante fossero così creative. Ma per Ivy e tutti gli altri, Caroline sembra completamente pazza. Ehi, non fate arrabbiare la terra o sentirete il suo ruggito! Ottenere il potere dei quattro elementi è bello, ma il proprietario è tornato a reclamarli. È ora di tornare alla vita normale. Governare i quattro elementi è un lavoro duro ed è molto meglio quando sono nelle mani giuste. Le ragazze si sono divertite così tanto. Ti è piaciuto il nuovo video? Allora controlla il nostro canale per saperne di più. Alla prossima volta su Trum Trum Trick!